Giro di boa della stagione, Miglianico e Paterno alla ricerca di punti importanti, padroni di casa che in settimana hanno cambiato guida tecnica, fuori Pesce, dentro Maurizio Tacchi che dovrà risollevare le sorti dei gialloblu in emergenza con Valdés ormai fuori dalla rosa, Di Donato e Orta infortunati, 5 risultati utili consecutivi per la squadra di Mister Torti. A ridosso della zona playoff il Paterno con tante ambizioni, ma vincere al Fratelli Ciavatta non è facile per nessuno, fischia Emanuele Varanese della sezione di Chieti. Inizio positivo per i padroni di casa, Polisena si sbarazza del diretto marcatore ma deve fare i conti con Ranalletta. Il Paterno cresce col passare dei minuti, bomba dai 20 metri di Conè, disinnescata in angolo da Kevin Ferrara. Dall'altra parte la girata di Di Moia è troppo debole per impensierire l'estremo difensore ospite. Alla mezz'ora la doppia clamorosa palla gol per il Paterno, lancio millimetrico per Mercogliano che fa tutto bene, caniglia sulla linea, salva i suoi. L'azione prosegue e Mauti si mette in proprio con un siluro terra-aria che va a sbattere sul palo. Sarà l'ultima emozione di un primo tempo contraddistinto da un bel gioco della squadra di Torti e da un Miglianico pronto e attivo nelle ripartenze. Nella ripresa che il copione della gara possa cambiare si nota subito. Polisena apparecchia per Morelli che spreca una ghiotta occasione. Non fa lo stesso, Manuel Di Muzio, rientro sul destro e palla in buca d'angolo. Vantaggio pesantissimo del Miglianico al 64esimo e secondo centro in stagione per l'attaccante. Spinge sull'acceleratore la squadra gialloblu che poco dopo beneficia di un calcio di rigore per fallo di mano in area ospite. Il replay però non sembra chiarire la dinamica. Dal dischetto si presenta Capitan Battista che di potenza e prepotenza scrive Miglianico 2 Paterno 0 e consegna una boccata d'ossigeno ai suoi. La risposta del Paterno è tutta sulla conclusione di Conè, non troppo pretenziosa, che si spegne a lato. Nel recupero Polisena mette il turbo su Fellini, va sul sinistro ma il diagonale si spegne sul fondo. E l'ultima emozione della sfida, il Miglianico ottiene i primi frutti della cura Tacchi contro un Paterno che vede spezzare la serie di 5 risultati utili consecutivi. Manuel Di Muzio, una vittoria importantissima oggi contro il Paterno, hai contribuito con un gol di pregevole fattura. Sì, è una vittoria che ci dà molto morale, ci dà l'entusiasmo giusto per ripartire con questo cambio allenatore e diciamo, speriamo che ci fa lavorare meglio e contribuisce un po' all'umore della squadra per lavorare. A livello tattico come vi sentite con questo nuovo modulo? Bene, diciamo che devo dire che ci siamo trovati molto bene, oggi eravamo compatti, li abbiamo aspettati e quando potevamo siamo ripartiti e abbiamo fatto gol. Sì, perché penso che la squadra per 65 minuti abbia fatto una grossa, una grande partita, abbiamo preso un palo, una traversa, per cui poi nel momento in cui abbiamo preso il gol non c'è stata quella reazione, poi c'è stato il calcio di rigore, diciamo che rimane il rammarico perché la prestazione c'è stata, ecco, diciamo gli ultimi 25 minuti non mi sono piaciuti perché c'è stato un atteggiamento un po' troppo rinunciatario da parte della squadra, dobbiamo continuare a giocare come mi ha fatto bene il primo tempo. Cosa si aspetta dal mercato? Sicuramente un attaccante perché noi siamo proprio, cioè, a livello numerico in quel reparto siamo proprio giù, diciamo, quindi sicuramente un attaccante lo cercheremo di farlo.